Signore e signori, quest'oggi troveremo il baule leggendario. 7.000 mi piace per l'apertura del baule. Buona visione. Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video di Clash Royale. Oggi ragazzi, come avrete letto dal titolo, troveremo il baule leggendario. Perché lo so, grazie a Stats Royale. Chi di noi che gioca a Clash Royale non ha mai utilizzato Stats Royale? In pratica Stats Royale ci permette di conoscere il ciclo dei bauli. Siamo sull'account di Anonymous, ovvero Pasquale. Ti ringrazio, il mio amico, che appunto sta anche nel mio clan, nella mia accademia. E come potete vedere qui da questa schermata, il prossimo baule è il baule d'oro e dopo quello d'oro abbiamo il baule leggendario. Io ti ringrazio tantissimo, Pasquale, per darmi la possibilità di trovare il baule leggendario in live. Ragazzuoli, però voglio almeno 7.000 mi piace, perché come potete vedere dalla schermata, 5 bauli dopo quello leggendario, 4 bauli dopo quello leggendario, ci sarà anche il baule magico. Quindi a 7.000 mi piace vi porterò l'apertura con baule leggendario, magico e qualche altro baule. Però, come di consueto, prima di cominciare saluto due di voi che hanno commentato sotto l'ultimo video con hashtag viva la campanella, e saluto Antonio Fois e Jobot. Mi raccomando, se anche tu vuoi essere tra i fortunati ed essere salutato, lascia un mi piace sotto questo video, commenta qui sotto con hashtag viva la campanellina e ricorda di iscriverti al canale e attivare la campanella, non fare il furbo, perché io ovviamente controllo prima di salutare, e ogni 3.000 mi piace saluterò uno di voi. Allora ragazzi, eccoci qui sull'account, 2329 trofei, il prossimo sarà il baule d'oro, mentre l'altro ancora è il baule leggendario. Partiamo subito con la battaglia, sperando di vincere. Non so manco che deck c'ha, mi sembra il deck mastino, sì il deck mastino, perfetto. Tra l'altro mastino a livello 2, super sfortunato che non ci piace nemmeno, però si accontenta, l'unica leggendaria che hai, quindi la utilizza. Vabbè, meglio di niente, spero almeno la prossima volta di trovargli una leggendaria buona. Allora, questo qui piazza lapide eccetera, vabbè, lo lasciamo stare. Qui la scarica ovviamente ce la devo mettere, e dietro il mastino ci mettiamo una bella strega. Ecco qui gli sgherri, bravissimo raga, questa qui ce la portiamo a casa, fidatevi di me. Ha perso proprio a tappeto. Attenzione. Allora, abbiamo il mastino lì sotto. Grandissimi. Partiamo anche con una bella mongolfiera. Bella mongolfiera, il mastino. Ancora un bel po' di vita. Mongolfiera non ti distrarre. Attenzione, strega. Ancora in vita. Mega sgherro. Grandissima mongolfiera sotto torre. Altro colpo. Un altro colpo della mongolfiera. Dai. No. Scoppia la bomba. 3 corone. Cioè raga, in arena è facilissimo vincere. Comunque c'è un deck bomba, più 29 trofei e ovviamente baule d'oro, perfetto, che mettiamo questo qui subito a sbloccare. Prossima battaglia. Siamo pronti per il baule leggendario. Ok, qui ci vuole più concentrazione. Attenzione, livello 10. Abbiamo il deck girato malissimo, non so come iniziare. Allora, richiediamo l'elisir, vediamo come parte lui, vediamo un poco. Non parte. Ok, barile, mettiamo un moschettiere. Attenzione, minatore. E nulla. Ok, partiamo di ignoranza con un mastino lavico. Il moschettiere sta lì dietro. Tre moschettieri. Ma lo sapevo che la perdevo la partita, proprio quella lì del baule leggendario. Va bene, fammi fuori almeno i tre moschettieri. Falli fuori. Non ci abbiamo praticamente difesa contro i tre moschettieri. Tra l'altro è un livello 10. È tragica. Barbari scelte. Attenzione. Altro moschettiere. Cioè, c'ha un deck pesantissimo, ma che non so come contrastargli. Non so davvero, qui un razzo, una fulmine ci avrebbe fatto davvero comodo. Ci siamo riusciti a difendere abbastanza bene. Dobbiamo giocarci bene il jolly della mongolfiera. Gli facciamo passare il barile, non mi interessa, anche se mi parte col minatore. Sinceramente non mi interessa. Allora, partiamo subito con un mastino lavico di ignoranza. Intanto lui attacca, facciamolo attaccare, va bene. Però la torre come regola non dovrebbe buttarmela giù col minatore, visto che è livello 1, vediamo 204 di HP. Però possiamo gestirci al meglio il nostro elisir.
Allora, ok, tre moschettieri, va bene. Io riparto con strega e sgherri. Strega e sgherri, perfetto. Scarica. Va benissimo. Partiamo dall'altro lato con una mongolfiera e dei goblin lancieri, perché di qua procuriamo davvero un botto di danni. Guarda lì la mongolfiera. Che benessere, ci dà il colpo la mongolfiera, perfetto. Ci dà il colpo la mongolfiera. Di qua piazziamo degli sgherri, lui ci piazza il barile, zappiamo, ma ok, non ci butta giù la torre. Tre moschettieri, e vabbè, dobbiamo partire per forza così, per forza di cose, partiamo così. Piazza il minatore verso la torre centrale. Come mi difendo? Non lo so. Difenditi, ti prego. No, zappa. No, 24 di H. Vabbè, ma proprio la battaglia del baule leggendario dobbiamo perdere. No, io devo rifare meno 27 trofei. Non ci scoraggiamo. Subito, prossima battaglia. Dai, qui vogliamo il baule leggendario. Ok, livello 8. Possiamo batterlo facilmente, però è un giappo cinese, quindi dobbiamo stare ben attenti. Ci parte subito con un estrattore, quindi anche noi partiamo subito col mastino lavico di ignoranza. Dai. Ok, mastino. Lui parte con i barbari scelti. Ma vanno proprio di moda di qua i barbari scelti. Anzi, vanno di moda in tutte le arene praticamente. I barbari scelti. Con la strega ci siamo difesi discretamente. Sì, più o meno discretamente. Orda di sgherri. Sì, ma c'hanno tutte le carte che mi contrastano. E che palle. Se c'ha le frecce, mi incazzano. C'ha la tornata ancora peggio. Guarda qua. Vabbè, dai. Almeno procuriamo qualche danno. C'ha anche le frecce, però ha consumato l'orda di sgherri. Quindi se... Però guarda di là la strega, ha fatto ancora più danni. Se io faccio una cosa del genere, altro estrattore da parte sua. Cioè se io faccio così, ci teniamo alla scarica, non dovrebbe avere l'orda di sgherri. Vediamo. Infatti utilizza lo stregone contro la mongolfiera. La mongolfiera del colpo. E gli buttiamo giù la torre. Perfetto. E procuriamo un altro colpo moschettiere. Grandissimo. Lo stregone praticamente è morto. Barbari scelti. Che sono stati scelti per morire. Barbari scelti non ci fanno paura. Un colpo. Ok, soltanto un colpo da parte del barbaro scelto. Perfetto, questa qui si può vincere. Massima concentrazione. Parte col golem. Ma io sa cosa ti dico. No, non posso partire, altrimenti non so come difendermi. Partiamo con un mega sgherro. Goblin lancieri. Sgherri di qua. Ok, raga, il golem praticamente riesce a stento ad arrivare sotto torre. Utilizza le frecce, ma ci abbiamo ancora mega sgherro e moschettiere. L'altro estrattore da parte sua, l'estrattore non sembra, ma gli dà davvero un grandissimo vantaggio. Di qua facciamo così, vai col mega sgherro, zappetta, ok, perfetto, anche moschettiere, proprio per difenderci al meglio. Sgherri di qua, ti prego, colpisci il mastino. Perfetto, ci colpisce il mastino. E andiamo verso le due corone, perfetto. Eh sì, piazza il golem, io ti prendo anche quest'altra torre. Piazza il golem, no, attenzione, dove vai? Vi faccio la risata. Ragazzi, siamo pronti per il baule leggendario. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok ragazzi, baule leggendario, vieni a noi. Ok? Stavamo per fargli anche 3 corone. Ed eccolo qui il baule leggendario, non ci credo. Che bello, baule leggendario. 7000 mi piace e vi porto l'apertura baule leggendario più baule magico. Ok ragazzi, torniamocene sulla nostra schermata principale ed ecco qui finalmente il baule leggendario. Io ringrazio ancora Pasquale per avermi prestato il suo account. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando pollicione in su, 7000 mi piace e vi porto l'apertura del baule leggendario più baule magico più altri bauli d'oro, baule del clan eccetera. Iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti, attivate la campanella, hashtag viva la campanellina qui sotto nei commenti per essere salutati nei prossimi video. Qui sotto in descrizione trovate anche il metodo per avere gemme gratis legalmente e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Destruction.